Amavano la neve, la montagna e quel senso di libertà che riuscivano a respirare camminando su quella coltre soffice mentre il vento accarezzava i loro visi. La passione e l'amicizia li avevano spinti lì sul Monte Velino quel 24 gennaio. Tonino Durante, 60 anni, Gianmauro Frabotta, 33, Gianmarco Degni, 26 e la fidanzata Valeria Mella, 25, tutti di Avezzano, sono stati travolti da una valanga, una tragedia che ha sconvolto tutti. Le operazioni di soccorso, scattate quando il papà di Valeria non l'aveva vista rincasare, sono partite subito, senza tregua e senza paura, di giorno ma anche sfruttando il più piccolo spiraglio di luce che potesse consentire le ricerche. Quando il tempo era bello e quando le condizioni erano difficili, non hanno mai smesso di cercare, scavare, pregare. Un'intera regione si è stretta al dolore dei familiari rimasti per giorni nel quartier generale dei soccorritori, in attesa di un cenno, di un segnale, di un oggetto. Uomini e mezzi hanno operato dall'alto e da terra. Le ricerche si sono trasformate in una gigantesca prova di speranza e generosità che ha coinvolto decine e decine di persone, forze dell'ordine ma anche volontari, prima nel tentativo di trovarli in vita e poi per assicurare alle famiglie la restituzione dei loro cari. Ogni giorno che passava era come una ferita che sanguinava. Il cuore e gli occhi erano gonfi di dolore per non riuscire nell'intento e la speranza di poterli riabbracciare si affievoliva sempre di più. In alcuni giorni le ricerche sono state ostacolate dal maltempo che ha imperversato in queste settimane in Abruzzo con il pericolo di nuove valanghe e venti forti che hanno impedito spesso l'uso degli elicotteri. Il primo corpo trovato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, è stato quello di Valeria Mella, fiutata da Simba, uno splendido pastore tedesco. Subito si è scavato vicino, individuando altri due corpi degli escursionisti. Le ricerche del quarto, già localizzato, proseguiranno domani mattina, visto che nel primo pomeriggio è stato necessario interromperle proprio per il rischio valanghe dovuto al rialzo delle temperature. I corpi sono stati trasferiti nell'obitorio dell'ospedale di Avezzano. Numerosi messaggi di cordoglio diffusi in queste ore da amici, conoscenti ed esponenti politici per provare a condividere con i familiari di Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino un dolore tanto lancinante. Per tutti quanto dichiarato dal presidente Marco Marsiglio. Tutta la comunità abruzzese si stringe commossa alle famiglie di queste povere vittime, con tutto l'affetto di cui siamo capaci.